Bene, come promesso, parliamo di politica in questo approfondimento di Advisory Update. Beh, ovviamente è uno dei temi caldi, insomma, del momento. Vuoi perché comunque Draghi e il suo governo stanno affrontando alcune tematiche come, diciamo, l'emergenza energetica. Insomma, ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri in cui più o meno tolgo più o meno, in cui si è parlato anche di ulteriori sostegni a famiglie e imprese, e ovviamente questo è uno dei temi caldi. Poi, insomma, c'è il taglio dell'IRPEF e anche comunque soprattutto la questione della corsa al Quirinale che occupa i dibattiti dei televisivi e, insomma, gran parte delle edizioni dei quotidiani. Guardando però ai singoli partiti, c'è da osservare, c'è da fare questa osservazione, c'è da farsi una domanda in realtà, e a questa domanda cerchiamo di rispondere con Gianfranco Fabi, editorialista economico, amico di Le Fonti TV, in collegamento con noi. Gianfranco, ben trovato e buon 2022, dato che questa è la prima chiacchierata che ci facciamo dall'inizio dell'anno. Grazie a voi, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. La domanda che ci ponevamo, anzi che si è posto Gianfranco, è la seguente, quella che possiamo anche mostrarvi sullo schermo. Come mai i populisti difendono i ricchi? Con le immagini, con la foto, insomma, di Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, leader del Movimento 5 Stelle e della Lega, due partiti che sono stati al governo in maggioranza nel primo governo Conte, nel primo esecutivo Conte. E beh, insomma, Gianfranco scrive che c'è un piccolo mistero nella politica italiana negli ultimi mesi, e cioè i partiti che dovrebbero difendere i deboli si stanno ritrovando a diciamo, difendere in realtà i ricchi, e quindi c'è un cambio totale di identità, se vogliamo, per quanto riguarda il partito pentastellato e il Carroccio. Gianfranco, cosa sta succedendo? Ma io ho raccolto tre elementi, secondo Sherlock Holmes un indizio è un indizio, due indizi sono un sospetto, tre indizi sono una prova. Allora, la prova che i populisti difendono i ricchi viene da tre indizi che sono avvenuti negli ultimi mesi. Il primo è quello che è stato, diciamo, difeso fino all'ultimo, anche se poi è stato abolito dal governo Draghi, il cashback di Stato, cioè la restituzione del 10% a chi utilizza le carte di credito con un premio a chi le utilizza di più. Ovviamente chi le utilizza di più non sono certo i poveri, ma sono i ricchi. Il secondo elemento è dall'opposizione che c'è stata, abbastanza unanime non solo dai partiti populisti, al ritocco delle aliquote per i più ricchi nell'ambito della manovra dell'IRPEF. La manovra dell'IRPEF ha tagliato le tasse per i ceti medio-bassi, ma si pensava di compensare un po' questo taglio con un piccolo aumento delle imposte per i redditi più alti, e questo piccolo aumento è stato bocciato dal Parlamento, dall'Assemblea, dai partiti. Il terzo elemento è il super bonus, quello per le ristrutturazioni edilizie, quello che consente di fare delle ristrutturazioni con l'ammodernamento degli edifici e con la coibentazione termica a spesa dello Stato, completamente a spesa dello Stato, perché restituisce il 110% addirittura del costo sopportato. Ebbene, il governo aveva proposto di mettere un limite di 25.000 euro per chi ha delle villette, delle case unifamiliari, e quindi delle case di persone con un certo reddito. Ebbene, tutti i partiti, soprattutto i partiti populisti, si sono opposti a questo limite e hanno così lasciato che nella legge ci fosse questo bonus del 110% per tutti, anche per chi io scrivo, possiede una villa hollywoodiana nel Golfo di Portofino, che può fare i propri lavori per l'efficientamento energetico a spese di tutti noi, tanto paghiamo tutti noi. E quindi, ecco, questi tre indizi mi hanno fatto scrivere che in fondo, quando si tratta di fare decisioni, le decisioni anche dei partiti populisti difendono poi i ricchi. Questo non vuol dire che non difendono anche i poveri, perché hanno preso anche misure positive contro la povertà, l'assegno per i figli, il reddito di cittadinanza, con tutti i problemi che comunque comporta. Però, di fatto, quando si tratta poi di passare un po' all'azione per distribuire un po' equamente le risorse, ecco che la difesa dei ricchi emerge un po' in primo piano.
E soprattutto quando vengono presi questi provvedimenti non vengono annunciati, diciamo, in maniera ufficiale e ad alta voce. Ad alta voce si difendono i deboli, diciamo, mi permetto di dire così. Poi quando si tratta di mettere la firma su questi provvedimenti lo si fa molto a bassa voce, forse non lo si dice per niente. È andata così? Sì, beh, è andata così, no, ovviamente sono decisioni prese abbastanza pubblicamente, prese in Parlamento, certo, prese nei gruppi parlamentari, prese nelle commissioni parlamentari, però non c'è stata una grande enfasi, non c'è stata una grande enfasi, anche se di fatto, per esempio, la manovra sul super bonus edilizio comporta dei costi notevoli per le casse dello Stato, perché appunto chiunque può farsi finanziare dallo Stato per fare i propri lavori di ristrutturazione edilizia, e quindi è anche una porta aperta senza che ci sia un limite, senza che ci sia un tetto alla spesa, e quindi sarà anche interessante e da un certo punto di vista anche preoccupante vedere come andranno i conti l'anno prossimo, perché basta guardare un po' nelle nostre città, le impalcature per i lavori di ristrutturazione stanno crescendo come funghi, e quindi i costi per lo Stato aumenteranno sempre di più, e quindi aumenterà sempre di più un debito che sarà non certo facile da gestire, soprattutto nei prossimi mesi, quando qualche nuvola in più si presenterà all'orizzonte. L'orizzonte come stabilità politica all'interno dell'Italia, orizzonte come stabilità economica in un ambito più complessivo, sicuramente si è parlato dell'inflazione che sta crescendo, della crescita dei tassi di interesse che sicuramente avverrà l'anno prossimo, e quindi degli oneri per il debito italiano che saranno sicuramente più pesanti di quanto sono stati negli ultimi tempi. Arriva anche un messaggio da casa: c'è da vergognarsi quello che stanno facendo tra i deputati in questi giorni, la caccia allo scoiattolo per racimolare i voti mancanti e per mandare il cavaliere al Quirinale. Eccoci qua, siamo arrivati anche al tema caldo, insomma, di questi giorni, anche perché siamo vicini al primo voto, diciamo così. Uno di 85 anni, dice l'amico Roberto, che è un giorno sì l'altro anche in ospedale, ma vergognatevi, passate al sistema presidenziale col ballottaggio, come deve essere un'azione seria. Questo è il messaggio di Roberto, che ci permette anche un po' di osservare e di esprimere qualche giudizio sulla corsa al Quirinale. Ci si divide, quantomeno l'unico nome sicuro è quello di Silvio Berlusconi, che si sta, diciamo, ponendo appunto in primo piano come candidato credibile, anche in virtù del fatto che il centrodestra potrebbe appoggiarlo. Dall'altra parte, nomi certi non ce ne sono, non ancora, quantomeno. È anche vero che, qui mi correggerai se sbaglio, Gianfranco, ma il nome di Mattarella non era stato tra i primi diciamo pronunciati. La tiro fuori Renzi, in quello che molti dicono che sia stato il suo capolavoro più grande dal punto di vista politico, perché alla fine fu un nome che mise tutti d'accordo, anche perché arrivò tipo all'ultima chiamata. Sto adesso un po' semplificando, ma dovrebbe essere andata così. Venendo a noi, quindi, Gianfranco, che idea ti sei fatto e quanto credibile ritieni sia questa candidatura da parte dell'ex cavaliere? Mi permetto di correggere l'amico da casa. Gianfranco. Ma indubbiamente la candidatura di Berlusconi è l'unica che è sul tavolo adesso, anche se non ufficialmente, nelle prossime ore probabilmente scioglierà la riserva l'ex cavaliere. Ma il paradosso è che questa candidatura viene presentata come candidatura per ridare una patina di unità nazionale, per riconciliare le cose, mentre è palesemente una candidatura di parte, una candidatura che sicuramente non raccoglierà il favore dei partiti che sono di parte dei partiti che sono al governo, del PD, dei 5 Stelle, anche se qualcuno all'interno di questi partiti potrebbe indubbiamente votare per Berlusconi. Quindi è una candidatura che ha certamente qualche possibilità di riuscita, perché tra assenze per Covid, che non si sa bene quante potranno essere quando cominceranno le votazioni, tra franchi tiratori da una parte e dall'altra, forse potrebbe anche riuscire alla quarta o quinta votazione, dato che sembra che manchino 40 o 50 voti per raggiungere il quorum, e secondo alcuni osservatori con qualche mezzo appunto da scoiattolo si potranno forse recuperare. Però sarebbe un'elezione che indubbiamente creerebbe
più problemi di quanti ne potrebbe risolvere, perché darebbe sicuramente una patina di autorevolezza e credibilità a un cavaliere che ha, per decenni ha dominato la scena politica, però sarebbe sicuramente difficile continuare l'alleanza di governo con la destra della Lega, Forza Italia, il Partito Democratico e 5 Stelle. Sarebbe estremamente complesso portare avanti questa alleanza all'interno del governo. E quindi si aprirebbe un periodo di incognita, e anche la promessa che ha fatto Berlusconi di non sciogliere le Camere è una promessa costruita sull'acqua, costruita sul nulla, sì. Perché se non si riuscirà a fare un nuovo governo sarà necessario, indispensabile che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere. Non si può andare per 9 mesi a un governo in prorogatio, un governo per gli affari correnti. E quindi è una situazione politica estremamente complessa. C'è appunto l'immagine di Mattarella. La soluzione potrebbe essere quella di convincere il Presidente a restare al Quirinale, quindi eleggerlo ancora, ma su questo c'è anche una difficoltà di fatto, perché se il centrodestra insiste con Berlusconi, neanche Mattarella ha i voti, ammesso che li possa cercare o li possa volere, per essere riconfermato. E quindi siamo in un'azione estremamente complessa, e solo uno scatto, di ragionevolezza da parte di tutte le parti politiche potrebbe portare a una scelta che dovrebbe essere univoca, le scelte più faici, che ricordiamo sono quelle di Ciampi e di Cossiga, eletti alla prima votazione. Ecco, potrebbe essere così se si raggiungesse accordo per eleggere quello che è il candidato naturale alla Presidenza della Repubblica, che è Mario Draghi. E questo sicuramente risolverebbe tanti problemi e non ne creerebbe altri, perché potrebbe continuare la maggioranza di governo ad operare. La Lega ha già detto che non è importante in maniera assoluta chi governa, ma è importante che ci sia un'unità per affrontare e superare la crisi. Certo. E quindi potrebbe esserci anche una continuità, e non ci sono neanche problemi di carattere costituzionale, ovviamente, perché sarebbe contestuale la dimissione di Mario Draghi da Presidente del Consiglio, la nomina a Presidente della Repubblica, e il governo potrebbe andare avanti guidato ad interim, ovviamente, provvisoriamente, dal ministro più anziano, che è Renato Brunetta. E ricordiamo anche che c'è anche un interesse, mi permetto di definirlo economico, a che il governo non cada, nel senso che manca meno di un anno per molti parlamentari per raggiungere quella che sarebbe, diciamo, poi l'indennità, la pensione, ecco, post Parlamento, e quindi per molti è davvero difficile che il governo cada, minaccia, diciamo così, lanciata da Berlusconi in primis, poi parzialmente appunto in qualche modo rimangiata, ma insomma la situazione è questa. È anche vero che per qualcuno Berlusconi, che è una vecchia volpe, potrebbe anche studiare una situazione, uno scenario di questo tipo. Dimmi se la ritieni credibile, Gianfranco. Berlusconi, al momento che si è lanciato, insomma, come con la propria candidatura, che fa discutere, perché non è un leader che unisce, no? È un leader che ha diviso sempre dall'inizio. Questo può essere un bene o un male. Magari come Presidente del Consiglio poteva anche essere avere aspetti positivi, ma per il Quirinale probabilmente non lo è. Gli italiani potrebbero dividersi anche sull'unica istituzione che riconoscono, diciamo, pulita, insomma, nonostante siano comunque dei criticoni in generale gli italiani. Ecco però che Berlusconi, essendo una vecchia volpe, potrebbe dire al momento giusto: faccio un passo indietro, mi rendo conto di non essere la figura che l'Italia ha bisogno, allora cedo il passo al Mario Draghi di turno, alla Marta Cartabia, insomma, i nomi sono stati fatti tanti, anche Nicola Gratteri ho letto, insomma, come possibile candidato. Secondo te Berlusconi è capace di una mossa di questo tipo? Ma è capace, indubbiamente, bisognerà vedere se prevarrà l'orgoglio personale. In fondo
una certa voglia di rivincita rispetto alla politica che lo ha messo spesso nell'angolo dopo averlo portato su tutti gli onori, però lo ha messo nell'angolo quando è stato per esempio espulso dal Senato, quando gli è stata tolta la nomina a cavaliere, quando è stato condannato peraltro in via definitiva. Quindi lui vive questa vicenda come una specie di rivincita verso la politica e quindi con molto orgoglio personale. Però Berlusconi ha dimostrato di essere una personalità con un grande fiuto politico. Indubbiamente si rende conto che è un grande rischio quello di andare alla quarta votazione e a misurare le forze, perché il rischio di essere impallinato, per dire così tra virgolette, sì, come è stato Prodi 7 anni fa, come è stato Fanfani in altri anni della Prima Repubblica, ecco, chi entra come candidato magari anche ufficiale rischia moltissimo, perché sono molte anche le incognite del voto segreto. Quindi di fronte a questo rischio di passare come una persona che viene sconfitta poi di fatto in Parlamento, può darsi anche che Berlusconi voglia e possa tornare appunto in primo piano facendo quello che si dice il kingmaker, cioè il colui che designa poi il vincitore, quindi un po' il padrino politico in positivo della nuova nomina al Quirinale. E quindi in questo senso è possibile, direi in certo modo anche auspicabile, che Berlusconi faccia questo passo di lato, più che un passo indietro, questo passo di lato per dire noi siamo per l'unità nazionale, siamo per una personalità al di sopra delle parti, una personalità che garantisca la stabilità e la capacità di affrontare la crisi. E quindi giustamente i nomi che dicevi, io direi in primo luogo Mario Draghi, ma anche gli altri sono nomi certamente di rilievo. Se si riesce a raggiungere un'unità su questi nomi e a votare il presidente alla prima elezione, certamente l'Italia ne uscirebbe un po' più forte, un po' più solida e anche un po' più credibile. Come mai secondo te il nome, diciamo, non è ancora stato, diciamo, ufficializzato, posto che non c'è bisogno, non è che bisogna per forza tirar fuori il nome nell'avvicinamento ai voti, però insomma non c'è ancora appunto una figura chiave a cui magari il centrosinistra, centro-centrosinistra può appoggiarsi? È perché effettivamente c'è un po' di confusione a riguardo, anche se in realtà mi pare, anche qui vado a memoria, Enrico Letta, non ricordo in quale talk, ha tirato fuori il nome della Severino, che però appare quantomeno al momento non propriamente così solido, ma magari insomma potremmo anche sbagliarci, però insomma il nome forte non è ancora stato, diciamo, lanciato, è perché effettivamente c'è un po' di confusione e non si sa come muoversi, o come dire, potremmo aspettarci qualche sorpresa. Esattamente, qui mi ricollego al tema Renzi, quando fu tirato fuori il nome di Mattarella e a quel punto con una maggioranza non totale ma comunque discreta fu portato a casa, e lo ricordiamo come un mandato tra i più brillanti, positivi, insomma, riconosciuti in maniera virtuosa, insomma, per l'operato di Mattarella. Gianfranco? Ma indubbiamente, di fatto, i nomi giustamente non vengono espressi pubblicamente con grande anticipo, però verranno espressi sicuramente alla vigilia del voto, e appunto soprattutto il fatto che Berlusconi possa sciogliere o meno la riserva. C'è di fatto però un elemento politico, perché nessuno schieramento di per sé ha la maggioranza. Non ha lo schieramento di centrodestra, non ha la maggioranza perché gli mancano tra i 50 e i 100 voti, lo schieramento di centrosinistra è lo stesso, l'ago della bilancia è un po' Renzi da una parte e il gruppo misto dall'altra, il gruppo misto che è un po' l'incognita di queste elezioni, perché c'è dentro un po' di tutto, ex 5 Stelle, ex PD, e quindi sono un centinaio di deputati e senatori che sono un po' sciolti da ogni vincolo di partito e che quindi potrebbero votare secondo la volontà o i desideri del momento. Quindi ecco, le incognite sono molte, è per questo che si tengono coperti un po' i nomi, anche se si fanno, poi Amato, Casini, ce ne sono tanti che circolano in maniera poco ufficiale. E io direi che le prossime settimane saranno molto interessanti da seguire, saranno interessanti perché in retroscena, magari anche inventati,
potranno anche prendere il sopravvento rispetto ai fatti reali. Ecco, i fatti reali saranno le votazioni, quando cominceranno potremo contare i numeri, potremo contare le strategie, perché anche le strategie sono importanti. C'è per esempio il fatto che la sinistra, il PD 5 Stelle, pensano di poter non partecipare alla quarta votazione per vedere quanti voti avrà Berlusconi se manterrà la sua candidatura, che questa è una, fa parte della tattica parlamentare in fondo più che della strategia, e quindi sono cose, diciamo, interessanti da osservatori. Ecco, purtroppo c'è di mezzo un po' il paese, sarebbe bene che tutti guardassero agli interessi complessivi del paese più che alle proprie volontà di far predominare l'uno o l'altro. E mentre ricordo che oggi ci sarà l'ultimo saluto a David Sassoli, funerali di Stato per insomma, l'ex presidente del Consiglio UE e ed ex giornalista del TG1, alle 12, quindi tra poco, insomma, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, con le più alte cariche dello Stato, il presidente della Commissione del Consiglio UE, von der Leyen e Michel, chiedo scusa, è presidente dell'Europarlamento, è stato il presidente dell'Europarlamento, ieri folla ininterrotta alla Camera Ardente allestita in Campidoglio. Per chiudere, Gianfranco, mi sembra di aver capito che, quantomeno per te, è auspicabile che forse il nome più sensato possa essere quello di Draghi al Quirinale, correggimi se sbaglio. Se è così, sei convinto che, insomma, il governo può proseguire anche senza di lui nella direzione che più o meno è stata intrapresa? Ho capito bene? Sì, sì, mi sembra di sì. Secondo me sarebbe la soluzione migliore, perché ci garantiamo come italiani di avere Draghi per 7 anni alla guida appunto del Quirinale, con tutti i poteri pur limitati che questi poteri hanno. Se restasse al governo ci potrebbe restare per qualche mese, e quindi perderemmo la possibilità di avere una personalità come Draghi, che ha una grande credibilità internazionale a difesa degli interessi nazionali. Quindi la scelta di Draghi al Quirinale, secondo me, sarebbe la scelta più sensata, più logica, certamente pone ai partiti una ancora maggiore responsabilità, perché avranno la responsabilità di mantenersi in questa alleanza di governo, in questa ampia alleanza di governo con un'altra guida. Però ci sono altre personalità che possono guidare il governo, dal ministro dell'economia ad elementi anche politici. Lo stesso Salvini, non senza ragione, ha proposto che entrino nel governo, in un eventuale nuovo governo, i segretari di partito, in modo di dare più forza politica a questa realtà. Quindi le soluzioni possono essere molte, ma se Draghi andasse a Quirinale sarebbe una garanzia in più di credibilità per il paese, e quindi un vantaggio per tutti. Ma questo i partiti dovrebbero forse capirlo. Grazie a Gianfranco Fabi per essere stato qui con noi. Buon fine settimana, Gianfranco, e alla prossima. Grazie mille, saluti a tutti e alla prossima.